È il 13 ottobre 2015. Nella città di Chillicothe, in Ohio, sono già iniziati i preparativi di Halloween. In America questa festa è più celebrata rispetto a qui in Italia, per cui non è raro, già ai primissimi giorni del mese, trovare case e negozi decorati a tema. Anche nei luoghi più anonimi possono esserci decorazioni di Halloween. Infatti non stranisce che nei pressi di una rete metallica, vicino ad un cantiere edile, ci sia appeso una sorta di manichino. Uno zombie finto, impiccato e davvero realistico. Molti passanti di lì quasi non ci fanno caso, e quelli che lo notano, effettivamente rimangono sbalorditi da questa decorazione così ben dettagliata. Fa quasi impressione. Ma giunti al giorno 13 ottobre 2015, verso le 8:30 del mattino, un uomo che porta a spasso il suo cane si rende conto di una cosa. Guardandolo un po' più da vicino, capisce che quello non è affatto un manichino. Emette un odore nauseabondo, le mosche gli girano attorno, ha un volto irriconoscibile ed è appeso per la manica della camicia. Quello è un cadavere. Ormai l'avete capito, in questo video vi racconto le più strane e raccapriccianti vicende accadute ad Halloween. Tornando a quella raccapricciante scoperta, l'uomo in preda al panico chiama immediatamente le autorità, che portano via il corpo di quella persona. La notizia si diffonde tra i residenti. Sembra impossibile che nessuno abbia notato che quello appeso non era una decorazione di Halloween, ma una persona in carne ed ossa. Molti infatti si dispiacciono per non averlo capito subito, e il terrore si diffonde tra quelle strade. Qualcuno ha reso gli incubi di Halloween reali. L'autopsia sul cadavere rivela l'identità di questo corpo martoriato, talmente tanto lacerato da non poter, almeno inizialmente, capire se fosse donna o uomo. Ebbene, lei è una donna. Anzi, era una donna. Il suo nome era Rebecca Cade, una mamma di 31 anni. Da qui iniziano le indagini per capire i motivi per cui una donna assolutamente normale si è ritrovata appesa su una ringhiera per giorni senza che nessuno potesse riconoscerla. In poco tempo, con una tempestività disarmante, viene ritrovato il responsabile, il brutale assassino che ha ridotto quella povera mamma ad un ammasso indefinito di decomposizione. Lui si chiama Donnie Cauchenoir Jr. Per farvi capire quanto è stato grave il suo reato, gli viene momentaneamente fissata una cauzione di 2 milioni di dollari. La polizia non voleva lasciare andare in giro un tipo così pericoloso. Questo Donnie spiega di come avesse litigato con la vittima nei pressi di una ferrovia. C'è stata una lotta violenta, così feroce da creare scie di sangue lungo il percorso in cui la povera donna ha cercato di scappare. Ha provato ad arrampicarsi su quella ringhiera, dove è rimasta impigliata, arrivando inevitabilmente alla morte. La persona che ha trovato la povera Rebecca Cale ha riferito queste testuali parole. Era come se quel corpo fosse uscito da una storia dell'orrore. È stata la peggiore scena di Halloween che si potesse immaginare. L'evento di cui voglio parlarvi adesso è così assurdo che quasi si fatica a credere sia vero. Corre l'anno 2012 ed è periodo di Halloween. La signora Julie Cade, una manager di 42 anni, tira fuori dalla soffitta impolverata un articolo di Halloween. Un anno prima lo aveva acquistato presso un centro commerciale, Kmart. Si tratta di un set di plastica decorativo a forma di lapidi, una di quelle decorazioni che si possono trovare in giro facilmente in questo periodo. La signora Julie lo aveva pagato $29.99 e lo aveva dimenticato nella sua soffitta. Arrivato il periodo di Halloween, lo tira fuori e lo spacchetta. Tolto il cellophane, nella confezione nota qualcosa di strano, una lettera scritta a mano. C'è scritto all'inizio: «Signore, se lei acquista occasionalmente questo prodotto, la preghiamo gentilmente di inviare nuovamente questa lettera all'Organizzazione Mondiale dei Diritti Umani. Migliaia di persone qui, sotto la persecuzione del governo del Partito Comunista Cinese, ti ringrazieranno e si ricorderanno di te per sempre». Nella lettera si legge poi di come il prodotto che la signora Julia ha comprato è stato realizzato nell'unità 8, Dipartimento 2, del campo di lavoro Masanja, a Shenyang, in Cina. I caratteri cinesi interrompono alcune frasi in inglese e specificano: «Le persone che lavorano qui devono lavorare 15 ore al giorno senza sabato, domenica e festivi, altrimenti subiranno torture, percosse e offese personali. Quasi nessun pagamento, 10 yuan al mese. Le persone che lavorano qui subiscono una punizione mediamente di 1-3 anni». Pare che questa lettera fosse una sorta di richiesta disperata di aiuto, un'ultima speranza da parte di un prigioniero di un sistema che lo sta lentamente uccidendo. Da qui però la storia si fa strana.
Perché per quanto la signora Julie si sia sentita provata da questa agghiacciante scoperta, come prima cosa decide di pubblicare la lettera tramite un post su Facebook. Forse non è proprio convinta che questa sia una vera richiesta di aiuto, però afferma di essersi molto preoccupata, anche perché ha tenuto quella confezione chiusa per un anno intero, e chissà invece quando era stata scritta la lettera. Pensa che forse la persona che l'ha scritta ormai non ci sia più. O forse è ancora viva e aspetta ancora un aiuto. Lei comunque pare aver contattato l'Organizzazione Mondiale dei Diritti Umani e anche le autorità locali. Hanno preso atto della situazione, ma nutrono forti dubbi. Fa rabbrividire però il pensiero di questa persona lontana chilometri e chilometri, prigioniera del suo stesso lavoro, e che ha solo cercato di non perdere la speranza e forse tentare un ultimo gesto disperato. Tutti conoscono il famoso Henri Houdini. È stato uno dei più grandi illusionisti della storia del mondo. Ancora oggi, a quasi 90 anni dalla sua morte, è considerato una leggenda per via dei suoi trucchi di evasione che hanno impressionato milioni di persone. Tutt'oggi, infatti, si replicano le sue follie. Azioni così incredibili da essere considerati dei veri e propri misteri al tempo. Ma se c'è un vero mistero di cui dobbiamo parlare, è la sua morte e il suo lascito. Henri Houdini muore all'età di 52 anni in circostanze per alcuni controverse e particolari. A quel tempo Henri si trovava in buone condizioni fisiche. Non sembrava avere qualche problema né appariva debole. Nell'ottobre 1926, dopo un'esibizione a Montreal, un gruppo di studenti si avvicinò a lui, sfidandolo a ricevere alcuni colpi sull'addome per metterlo alla prova. Senza problemi il mago accettò, ma il primo pugno gli arrivò dritto in pancia e in un modo che non poteva prevedere. Gli fu scagliato per mano di William Lances, un pugile universitario ben addestrato. Houdini riuscì a resistere, vincendo la sfida, ma quel colpo così devastante gli causò non pochi problemi. Questo si racconta a causa della sua appendice infiammata, di cui però non era a conoscenza. La sua condizione quindi finì col peggiorare a causa di quel pugno, portandolo ad avere la peritonite. Ebbe dolori addominali, febbre, debolezza e nausea. Ma si rifiutò di interrompere le sue esibizioni per andare da un medico. È probabile che abbia completamente sottovalutato la sua condizione, perché a pochi giorni da quel pugno finì con lo svenire durante uno spettacolo. Tutti si allarmarono, fu un vero shock. Venne immediatamente portato in ospedale e ricoverato, dove i medici lo visitarono e confermarono la diagnosi, peritonite grave. Henri Houdini morì così proprio il giorno di Halloween. Il 31 ottobre 1926, lasciando un vuoto in tutti i suoi ammiratori. Per anni si è pensato fossero altre le cause della sua morte, forse legate ai suoi trucchi di magia, ma la cosa davvero misteriosa è ciò che ha lasciato. Per una sorta di scherzo, si pensa, escogitò un codice composto da 10 parole che solo sua moglie conosceva. Houdini le disse che se gli spiriti dell'aldilà potevano davvero comunicare con i vivi, quando sarebbe morto, le avrebbe detto lui stesso questo codice, comunicando dall'aldilà. Per questo molti spiritualisti che da anni lo tormentavano hanno cercato di stabilire un contatto con lui, sperando di poter indovinare quel codice. Anche perché sua moglie alla fine non lo ha mai ricevuto. Quelle 10 parole sono un mistero irrisolto, esoterico e incredibile. L'ultima follia del mago più famoso di tutti i tempi. In onore di Houdini, molti maghi di tutto il mondo si riuniscono ogni anno il 31 ottobre per invocare il suo spirito. Nella notte di Halloween del 1981, a New York City qualcuno si aggira per le strade con l'intento di creare un vero incubo. Intanto, Ronald Sisman si trova a casa sua, in compagnia della sua fidanzata, Elizabeth Platzman. Ronald sta facendo un servizio fotografico ad Elizabeth. Tra un bicchiere di vino e l'altro si godono la serata. Fuori per le strade tutti sono mascherati per festeggiare la notte degli spiriti. Ma la serenità in quella casa termina al bussare incessante proveniente dalla porta di ingresso. Una volta aperta, la morte accoglie a sé Ronald e Elizabeth. Il giorno dopo la polizia indaga su questo delitto. Entrambe le vittime presentano lividi, sono state colpite forte alla nuca e tra le stanze dell'appartamento c'è un vero e proprio disastro. Molte foto strappate, oggetti fatti a pezzi, non si riesce a camminare per quante cose rotte si trovano per terra. Risultano mancare alcuni oggetti, come le patenti delle vittime e una pistola calibro 25 di proprietà di Ronald.
Nel corso del tempo si cerca di dare una spiegazione a questo atroce delitto. Sul passato delle vittime sembra esserci effettivamente qualcosa di compromettente, come legami con la droga e conoscenze un po' losche. Ma tutto questo è nulla in confronto a quello che la polizia, dopo che è trascorso del tempo, riferisce ai media. Esce fuori un nome, David Berkowitz. E sui giornali viene scritto questo. Berkowitz è attualmente in carcere a scontare l'ergastolo per aver ucciso 6 vittime e ferito altre 7. Dopo la sua condanna giravano voci secondo cui Berkowitz non aveva agito da solo o di propria iniziativa, ma che era un burattino in un culto satanico molto più grande di lui. La morte di Ronald e Elizabeth quindi sarebbe da collegare a questo culto. Berkowitz non ha agito quella sera con le sue mani, ma era in qualche modo collegato alle vittime. Questo perché Ronald avrebbe avuto dei filmati che lo riguardavano, filmati che mostravano l'esistenza di questa setta. L'informatore che ha fornito alla polizia questa inquietante pista spiega di come un paio di settimane prima dell'omicidio, Berkowitz gli aveva predetto che qualcuno avrebbe torturato e compiuto un omicidio ad Halloween. Doveva avvenire nella casa di un fotografo, proprio quella di Ronald e Elizabeth. Ma a rendere ancora più incasinata la faccenda è il fatto che Ronald pare abbia avuto anche lui a che fare con la setta. Per questo sarebbe venuto in possesso di quei filmati. Ma ancora oggi nessuno è stato incarcerato per quel delitto. Nessuno sa chi è stato, quella notte spaventosa, ad avverare il peggiore degli incubi nella casa di un fotografo e della sua fidanzata. Il mistero rimane tutt'oggi avvolto nella notte di Halloween. Se questo video vi è piaciuto e volete sostenere il canale, non dovete far altro che iscrivervi e lasciare un like. Adesso io come al solito vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.